Ciao ragazzi, benvenuti su Gatsby Drums. Nel video di oggi continuiamo tutta la questione di Mix. Dico continuiamo perché non è il primo video che faccio su Mix, anzi questa sarà la continuazione di un video già uscito qualche settimana fa che vi lascio qui sotto in descrizione, quindi se non avete visto quel video lì magari guardate prima quello e poi tornate qua. Oppure se quello che vi interessa è principalmente tutta la questione equalizzazione e compressione dei tom, del Charleston e degli over, allora siete sul video giusto. Appunto, oggi andiamo a vedere proprio questo. Quindi mi ricuffio anche in questa puntata perché sennò non sento nulla e andiamo direttamente di nuovo su Logic. Allora, eccoci qua con tutta la nostra bella cosa, con tutto il nostro progetto. Allora, andiamo subito al Charleston. Il Charleston è molto semplice quello che faccio. Vi ricordate quello che avevo fatto qua sul rullante sotto? Ecco, praticamente la stessa cosa la vado a fare sul Charleston, non proprio identica, però adesso sentiamo un attimo. Mettiamo il Charleston in solo, lo è già. Qui sono sul ride, quindi magari vado in un punto dove suono il Charleston. Questo è senza niente. Però quello che ci interessa del Charleston a noi è, andiamo un attimo a cercare dov'è il Charleston, più o meno sarà per... Eccolo qua, sentite che è qui il Charleston. Quindi a noi servono queste frequenze qua. Non andiamo ad aumentare quelle frequenze, ma andiamo a togliere le altre. Ci serve l'attacco del Charleston, che è qui. Un po' più qua. Eccolo qua. Quindi andiamo a tenere solamente queste frequenze qua. Avrete sentito che anche in questo caso, come vi dicevo della scorsa puntata, sono andato a togliere le basse, perché il microfono del Charleston, il Charleston non deve avere basse. Quindi quello che mi interessa è solo la parte alta del Charleston. Quindi vado a togliere tutto il resto. Lo sentirò male se sento solo questo, perché fa schifo, ma poi insieme a tutto il mix, io il Charleston vado a metterlo insieme a rullante e cassa. Ok, questi erano solo i canali di cassa, rullante e Charleston. Adesso passiamo direttamente ai tom. Quindi, per quanto riguarda i tom, faccio di nuovo una cartella comprensiva di tutti e tre i tom, che chiamo tom, anzi, tom, timpano, e poi vado prima a togliere tutto quello che mi dà fastidio di ogni tom con l'equalizzatore, quindi sempre con il mio H e Q, poi voi usate pure quello che volete. Una cosa importante che vi dico è che ci sono due possibilità in realtà di andare a pulire i tom. C'è chi lo fa direttamente col gate, dopo vi faccio vedere come si fa, magari anche un po' più semplice, ma vi faccio vedere un modo migliore secondo me, non utilizzando i gate ma utilizzando l'expander, che è una cosa un po' diversa, vabbè dopo vi dico, oppure andando proprio a equalizzare. Io di solito equalizzo perché tolgo quello che non mi serve e se poi i tom sotto suonano un pochettino, adesso vi faccio sentire, se io metto in solo i tom, sentite che anche quando i tom non suonano si sente comunque un po' di rientro della batteria. Quindi questi rientri a tanti danno fastidio e li vogliono togliere. A me non danno fastidio perché comunque creano un po' di corpo, diciamo, con la batteria. Quindi cerchiamo un punto in cui ci sono un bel po' di tom. Magari mettiamo tutti in solo. Ok, qui li abbiamo tutti. Quindi adesso, uno per volta, andiamo a prendere i tom e farci l'equalizzazione del tom singolo. Togliamo sempre le solite basse. Andiamo a cercare qui, già guardate quanto suona, eccolo qua, questo risuona di brutto, non è così brutto, però lo tolgo un pochettino perché ovviamente suona troppo. Qua sentirete che quando vado a lavorare sui tom svuoterò tantissimo, quindi sembrerà che i tom non suonino più. In realtà anche qua vado a togliere solo quello che mi dà fastidio. Non mi dà così fastidio. Eccolo qua, il solito ai 50 della mia stanza. Non suona così male però sto tom, mi piace abbastanza.
Ho perso il mouse. Ecco qua, qui anche potrei andare a togliere un filino. E poi quello che posso fare non è questa cosa qua che ho appena fatto, perché ho sbagliato, ma quello che posso fare è andarmi a cercare un po' di attacco del tom. Quindi, a parte mettergli il solito taglio qua, andare a cercare proprio la bacchetta, diciamo, la bacchetta che picchia la pelle. Aumentiamo un po', questo non è così semplice da beccare, però direi che qui più o meno è qua. Quindi aumento un po' l'attacco, diciamo, in questo modo. E questo lo faccio per tutti i tamburi, quindi anche tom 2 stessa roba. Ovviamente vado a mettere in solo il tom 2. Il tom 2 di solito mi dà un po' più di fastidi perché risuona un pochettino di più. Quindi andiamo a cercare anche qua. Ovviamente dopo un po' che sentite sempre lo stesso. Eccolo qui, mamma mia, questo è fastidiosissimo. Tagliamolo un po'. E sembra che si svuoti di brutto, ma andate tranquilli ragazzi, perché poi un po' con la compressione, un po' col riverbero, tireremo fuori di nuovo il suono figo. Anche qua fateci un po'. Sì, ma non troppo troppo fastidioso. Andiamo a cercare altre cose, sentiamo se sui 500 c'è sempre la mia stanza che rompe le scatole. Non più di tanto. Questo un pochettino rompe, ma vabbè. Togliamo un po', va. Però per il resto direi che ci siamo abbastanza. Diamogli un filino di attacco, come al solito andando a cercare la bacchetta sulla nostra pelle. Siamo un po' qui. Ok, adesso stessa roba col timpano. Mettiamo solo il timpano. Dopo un po' che fate questa cosa dei tom, che avete un loop sempre costante, impazzirete, però è così, è il modo migliore, diciamo, perché sennò poi è un casino. Quindi andiamo comunque con il timpano. Allora, qui c'è un errore, mi sa di... Sentite che fa un po'... Questo probabilmente è un errore mio di accordatura, però vabbè, tanto ormai è così, non ci possiamo fare niente. Allora, queste sono molto belle, ma sentite quanto risuonano queste basse. Quindi togliamole un po', ma senza esagerare. Vediamo se riusciamo a trovare la parte in cui... Beh, questa dà fastidio. Questa è qua. Sentiamo se tiro giù tanto, se si elimina quella. No, allora è un'altra parte. Questa è più in basso però. No, allora è in alto. Non la trovo. Vabbè, fa niente, non la trovo. Vediamo il solito. Questo un po' mi dà fastidio. Ok? Ok, lasciamolo così. Quindi sentiamo i tre tom insieme, vediamo come suonano. E mixiamoli un po' in modo tale da avere più o meno lo stesso volume. Ok, in questo caso, vabbè, il tom avete visto che ha quel minimo problemino che poi andrà a posto. È solo una questione di mettersi lì e cercare bene tutte le frequenze che danno fastidio. Ovviamente accordatelo bene, il timpano, però in realtà ci sta. Allora, adesso andiamo a fare l'equalizzazione. No, scusate, andiamo a fare la compressione di tutti e tre i tom insieme.
Anzi, vi faccio vedere una cosa prima. Ve la faccio vedere direttamente su tutti e tre i tom. Nel caso in cui voleste usare i gate, quindi vado a togliere l'equalizzazione e vado a mettere un gate, ad esempio il C1, io di solito uso, della Waves, sempre. Allora il gate praticamente ha questa cosa che voi impostate una threshold e sotto quella threshold non passa niente, quindi... Sentite, quando arriva a un certo punto lo taglia completamente. Il fatto è che questo è un modo un pochettino brusco, diciamo. Poi qui in realtà c'è la possibilità di dirgli anche quello che tagli, non tagliarmelo proprio di netto, ma vai solo ad abbassarlo di tot di beat, quindi... Quindi un po' meno netto, però io uso questa cosa qui di dirgli non tagliarmelo proprio, ma abbassamelo non usando il gate, ma usando un expander, che è uguale a un gate, ma... molto più morbido. Vedete la curva che è molto più morbida, quindi non taglia di netto, ma lo fa molto più dolce. Quindi io posso andare anche ad abbassare tanto e ok, adesso dà un po' fastidio perché è fatto giusto così, però non è questo. Sentite che questo ha proprio dei problemi. Quindi questa è una modalità di utilizzare il gate, oppure utilizzate l'equalizzazione, oppure utilizzate un po' anche tutti e due. Adesso vado a fare una compressione dei tom. Io di solito uso il Kramer PI, togliamo l'analog perché sennò mette il che avete sentito adesso. E allora qua non ho come in cassa rullante attacco release, fa lui. Quindi io gli do la mia ratio come voglio, che la lascio a 3 o la metto a 5, adesso vedo un po', gli dico la threshold e gli dico quanto aumentare il volume. Questo è molto figo, è molto potente soprattutto. Sentite che cambia già completamente. Così è con il compressore, così è senza. Questo è senza, con... volendo posso fare così. Sentite che è una bomba, cioè questo compressore va proprio a modificarmi completamente la potenza dei tom, cioè i tom già erano abbastanza potenti, con questo compressore è veramente fighissimo, perché poi in 3 secondi hai fatto il suono una bomba veramente. Quindi questo è senza compressore. E adesso vi faccio sentire sempre la mia solita batteria suonata tutta completamente, solo i tom, vi faccio sentire senza niente e con equalizzatori e compressione. Ok, quindi come avete sentito suonano ancora tanto questi tamburi, però quello vedrò alla fine del mix. Se danno tanto fastidio, allora magari vado a gatearli, anzi ad expanderli un po' come vi ho fatto vedere prima, così da tirare giù tutto quello che non è tom, oppure magari lo lascerò, vedrò un attimo, lo vedremo nella prossima puntata. Adesso ultima cosa velocissima, andiamo a fare gli over, quindi over praticamente uguale a il Charleston. E quindi vado a tagliarli, semplicemente magari non tanto come il Charleston, ma vado a tagliarli verso i 1000 più o meno, verso i 1000, poco meno di 1000, e lo faccio su tutti e due, sentiamo. Così sono già tagliati. Così sono non tagliati. Sentite che ci sono cassa, rullo, tom, eccetera, che danno fastidio. Invece così, anzi, posso ancora andare a tagliarli un po' e magari faccio così. Qui alla fine ho quello che mi serve, quindi copio questo, lo riporto di là. Forse è troppo adesso.
però tanto qua ho quello che mi serve, solo piatti. A me servono i piatti, quindi nessun problema, funziona. E questo è per quanto riguarda gli over. Ovviamente over e charleston, come avete sentito, non potranno mai suonare da soli così, ma messi all'interno del mix funzionano. Adesso quello che vado a farvi vedere sarà di nuovo la mia batteria, o flat completamente come l'avete sentito all'inizio, oppure comprensiva di tutto quello che gli ho messo fino adesso, quindi cassa rullante che ho messo nella scorsa puntata e poi anche tutto quello che abbiamo fatto in questa puntata, quindi charleston, over e tom. Andiamo a sentire. Quindi direi che la differenza si sente abbastanza, effettivamente forse la cosa che farò nella prossima puntata sarà andare a mettere un filino di expander sui tom, che così rompono un pochettino meno le scatole. Però spero sia stato tutto chiaro, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se vi va e ditemi soprattutto se vi piace queste puntate dedicate al mix. Boh, così, giusto per sapere. E basta, noi ci vediamo direttamente al prossimo video. Ciao!